Questo weekend video sorprendentemente breve. Volevo infatti solo aggiornarvi su un paio di temi: il rendimento dei bot e l'andamento del mio centennale austriaco. Con l'ultimo aumento dei tassi, la BCE ha portato i tassi di riferimento ai livelli più alti mai visti da quando l'euro è entrato in vigore. L'aumento ha iniziato ad avere effetto dello scorso 20 settembre. Il tasso sui depositi è arrivato al 4%. E sapete questo che cosa vuol dire? Ci siamo quasi, il tanto atteso 4% di rendimento sul bot annuale sta per arrivare. Difatti, negli scorsi aumenti, nell'asta successiva all'entrata in vigore di un nuovo rialzo del tasso sui depositi, il bot annuale ha sempre battuto quel tasso, cioè ha sempre reso di più. E credo che l'asta del prossimo ottobre non farà eccezione. Il rendimento a un anno dovrebbe raggiungere il 4% e probabilmente lo supererà, secondo me raggiungendo un 4,2%. C'è da dire che però anche le aspettative degli investitori hanno un peso molto importante e la BCE è vero che da un lato ha dato vita a un nuovo rialzo dei tassi, l'ennesimo. Ma è anche vero che ha annunciato che ha raggiunto, secondo lei, il tetto massimo dei tassi nell'eurozona. Quindi non ci dovrebbero essere nuovi rialzi in futuro. Ma al contrario, dovrebbe avviarsi nei prossimi mesi una normalizzazione, della politica monetaria che porterà i tassi verso un livello di neutralità, almeno 2 punti più sotto rispetto ai livelli attuali. Il problema però è che gli investitori hanno paura che questi livelli verranno mantenuti un po' oltre le aspettative, quindi ben oltre la metà del 2024. E a confermare questa paura poi è arrivata la Fed, perché Powell ha annunciato che sì, non aumenterà ulteriormente i tassi questo mese, ma che un ulteriore aumento è molto probabile che avverrà entro la fine dell'anno e che comunque la politica monetaria non cambierà fino a fine 2024. Quindi si rimarrà a livelli molto alti per un altro anno almeno. E sappiamo che bene o male la BCE è difficile che vada contro le decisioni della Fed, quindi toccherà anche a noi. Nello stesso giorno in cui veniva annunciato questo, il Nasdaq, che stava performando positivamente, ha virato e ha chiuso ben oltre una perdita dell'1%. Ma per come la vedo io, i ribassi di questi giorni sono del tutto normali. Difatti, con praticamente la conferma che rimarremo a livelli alti di tassi ancora per un po', le aziende già sanno che faticheranno nella produzione di utili perché dovranno tenere in considerazione costi maggiori nei finanziamenti. E quindi, con utili attesi in calo, il mercato va ad aggiornare le quotazioni dei titoli. E da qui si verificano i fenomeni delle perdite, dei ribassi generalizzati. È sempre l'attesa sugli utili che porta al rialzo o al ribasso un titolo azionario e in generale i mercati. E i bond seguono a ruota perché tassi più alti e più a lungo significa rendimenti alti e più a lungo. Quindi i prezzi dei bond scendono per compensare questo incremento dei rendimenti, cioè l'aspettativa che gli investitori hanno sui rendimenti dei bond di nuova emissione. Quindi da qui a fine anno io mi aspetto che vivremo di aste dei bot annuali sempre attorno al 4% di rendimento e probabilmente anche oltre, ma credo che manterremo questi ritorni anche per buona parte del 2024. Prima di aggiornarvi sul mio centennale austriaco, vi ricordo che se i miei contenuti vi piacciono e li trovate utili, potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per non perdervi video futuri. Inoltre potete sostenere l'indipendenza di The New Finance utilizzando la funzione grazie di YouTube che trovate qui sotto. Grazie a tutti, ma torniamo al tema del video. E per chi se lo stesse chiedendo, purtroppo sì, la posizione che ho sul bond centennale austriaco, ahimè, è in perdita. Non di una grandissima perdita, ma è in perdita. Questo un po' me lo aspettavo perché non pretendevo di essere entrato sul minimo, è sempre molto difficile azzeccare il minimo, anzi, probabilmente è impossibile, ma rimango fermamente convinto che il mio prezzo di entrata sia ottimo e comunque ho ancora un po' di capitale destinato a mediare il prezzo. E per chi sostiene che i tassi a breve non influenzino i rendimenti obbligazionari di lunghissima scadenza, ahimè si sbaglia, perché i tassi a breve influenzano i rendimenti a breve e questi ultimi a loro volta influenzano i rendimenti di lunghissimo periodo, visto che i rendimenti di breve stabiliscono quello che è il rendimento risk-free e quindi ci permettono di determinare qual è il premio del rischio, cioè il premio che l'investitore sopporta perché investe di fatto ad un livello di rischio maggiore del tasso risk-free, cosiddetto in gergo. Quindi è tutto collegato, ma è vero però che attualmente la maggior parte delle curve dei rendimenti degli stati dell'eurozona sono invertite, quindi si hanno rendimenti altissimi nel breve, mentre tendono a calare nel medio-lungo periodo. L'Italia non fa eccezione perché praticamente noi abbiamo una sorta di onda
abbiamo rendimenti molto buoni nel breve brevissimo, un po' meno interessanti nel medio e più interessanti nel lungo lunghissimo. Vi metto a schermo un grafico che riporta con la linea rossa l'andamento del rendimento a 30 anni di un titolo austriaco. Con la linea gialla abbiamo l'andamento invece sempre di un titolo austriaco ma a un anno e con la linea azzurra abbiamo l'andamento del tasso sui depositi BCE. E come vedete la correlazione è palese. Ho poi letto su un famoso forum online che mi è stata criticata la scelta di questo bond perché ha una cedola molto contenuta e perché più che un investimento o una speculazione rappresenta praticamente un azzardo senza alcuna cognizione di causa. Ma ragazzi e ragazze, non ho mai detto che questa mia posizione, questa mia scelta è una scelta prudente. Al contrario, è una operazione altamente speculativa e rischiosa, ma non è una scommessa, ha delle ragioni fondate. Perché dico che è rischiosa? Perché è vero che ho un rating molto alto, ma io rischio una posizione in perdita perpetua. Nessuno di quelli che sta guardando questo video camperà fino al 2120, credo. Quindi quello che si rischia operando su titoli così lunghi che cedono la vita dell'investitore, in ogni caso, quello che si rischia è la perdita di una posizione in perdita perpetua fino alla morte. Ma chiunque abbia un minimo di formazione nel mondo degli investimenti sa bene che quando si prevede uno scenario di tassi in discesa, conviene avere nel portafoglio titoli ad alto rating e con cedola contenuta, perché sono quei titoli che hanno la duration modificata più alta e che vivranno un periodo di più forte rialzo nel momento in cui effettivamente i tassi inizieranno a scendere, cosa che mi aspetto avrà inizio tra 12, massimo 18 mesi. Io comunque mi sono dato un termine per valutare questa posizione, 24 mesi. Al termine dei quali, se non avrò ottenuto risultati soddisfacenti, in ogni caso la chiuderò. Ma mi aspetto un rendimento piuttosto elevato, ve l'ho già detto, del 50%. Ma torniamo al discorso bot. Cosa conviene fare ora con i bot con rendimenti così elevati? Ovviamente ignorarli e fare un conto deposito. Chi mi segue già da un po' sa come la penso. Con rendimenti di breve così elevati, io credo che sarebbe veramente un peccato atroce non sfruttarli e quindi utilizzare il proprio fondo d'emergenza con questi strumenti. Tenere nel conto corrente il necessario per vivere per 3-6 mesi in base alla prudenza dell'individuo e investire l'eccedenza in una bella scala obbligazionaria composta da soli bot. Quindi crearsi un portafoglio di bot di varia scadenza, così da avere ogni tot mesi sempre un'entrata, un bot che scade con il relativo interesse. Fate però attenzione ai costi che il vostro broker o la vostra banca ha, perché potrebbero compromettere la convenienza economica di questa operazione. Quindi, qualora voi stiate gestendo un capitale non eccessivamente ampio, nell'ordine di qualche migliaio di euro, valutate di frazionare il meno possibile questa scala. E quindi magari di fare una scala a scadenza trimestrale, con bot da 3, 6, 9 e 12 mesi. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivendolo come sempre qui sotto nei commenti. Fatemi qualsiasi domanda, io cercherò di rispondere ovviamente a tutti. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Like e iscrizione se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video.